Allora, dovrebbe esserci anche l'audio adesso. Vediamo se... Mi ricordo cosa avevo fatto, ma in teoria dovrebbe essere ancora così. Questo scogli, no? Veramente una rottura di coglioni. Cioè, sti labirinti fanno veramente cagare, posso dire. Questo l'ho già detto. Veramente cagare fanno. Pallosi, inutili, e non offrono nulla, anche perché, cioè, vabbè, bisogna memorizzare sta cosa, ma poi la ripetizione infinita, quindi... Allora, qua bisogna ritornare. Che cazzo, allora... Ah, beh, dovevo aprire la porta. Ah, dovevo aprire la porta. Farla arrivare e poi scappare. Che coglioni, oh. Mamma mia. Cioè, che merda. Palle. Cioè, solo per allungare il brodo, tra l'altro, all'infinito. Cioè, complimenti agli sviluppatori. Un'ottima idea. Cioè, poi ripeto, riprodotta 150 volte, eh. Non una. 150 volte. Non ho capito dove stavo andando. Bello comunque, molto divertente, posso dire che è veramente divertente. Bravi, bravi, bravi. Rompere le palle così alle persone è veramente che ti dà quel tipo di sensazione di tensione. Veramente le mie congrats. Le mie congrats. Ormai lo sappiamo assolutamente a memoria, e molto bello, tutto uguale, veramente. Qui qua effettivamente ricorda un po' il Silent Hill Classic. Questo qua più che altro non dobbiamo sbagliare,
Se è tutto così, complimenti a Konami, cioè non lo cago neanche di striscio sto gioco, cioè veramente, è la, ripeto, l'ho già detto 100 volte, è la terza volta che facciamo un labirinto al solo pensiero di dover fare tutto un gioco così, perché ci sarà riprodotto altre miliardi di volte, figa. Come potete non avere una grandissima voglia di voler giocare a sta roba? Dopo ti fa venire... la voglia proprio di continuare a giocarlo per sempre, perché bellissimo loot, ben studiato peraltro, che poi uno se lo deve imparare a memoria dove cavolo deve andare e cosa, poi tutte le volte sta cagata qua. Allora piuttosto io ho detto si sta a minimizzare le armi, si stava assolutamente. Per farlo così piuttosto da migliorarlo, qui è un piccolo cerco, qui dobbiamo tornare indietro, aspetta un altro piccolo cerco, vabbè però effettivamente dovrebbe essere giusto un piccolo. Jumped off the villa roof. Well, there was supposed to be one in the last book you had, too. What? That letter was a message for you. Why are you telling me this, Anita? I was jealous of Maya. I was afraid she'd take you away from me. My mom was right. I should never have been born. Wait, Anita, calm down. Tornano le parti metalliche che abbiamo visto anche prima nel labirinto, tipiche. Huh?
silence. Even if I die, this doesn't end. How many times do I have to go through this? Ma francamente non sono così convinto che ci sia un'altra persona. Secondo me non c'è un'altra persona. Lei è Maya. Cioè sono tutte per... secondo me sono tutte personalità sue. Cioè se fosse così sarebbe finito. Allora, intanto per andare di qua voglio vedere cosa c'è di qua. Niente. Allora, ok. Adesso speriamo ci sia un altro bel labirinto, così almeno ci divertiamo tutti quanti. Ancora la stessa stanza, direi si può entrare però. Sì, vabbè, se dobbiamo entrare entriamo perché. È inutile anche esplorare cose. No, ok. Beh, c'è da dire che hanno trovato anche un espediente per fare una bellissima grafica e anche un bel po' di riciclo, tutto in un unico... Wait, me and my mom lived here. This is our living room. Il bagno devo dire che è abbastanza pulito. La mamma beveva, nessuno sistemava i piatti. Sì, c'ha molto dei DPT sta cosa comunque, eh. Hanno scelto di farla assolutamente alla PT. Ah, cioè parla dei compagni della madre. Ho
bottiglie aumentano leggermente, ma non sicuramente l'ordine. Poi, tra l'altro, non so se notate, qui è anche l'altezza è più bassa, quindi è proprio l'altezza di un bambino. Stop. Quindi hanno anche cambiato il punto di riferimento. Personcina piacevolissima. Così una leggera. I am your daughter. And just like you, I'm cursed. Why am I seeing this room here in the villa? I tried so hard to forget this place. Che vedete che già il punto di vista adesso non è più della bambina, ma è di un adulto. Infatti la telecamera è molto più alta. Ah, il film. Perfetto. Non so se era una cosa che dovevo fare. Forse non avevo quello che dovevo fare. Probabilmente devo tornare indietro. Questa cosa non può essere ogni 5 minuti, cioè veramente, ma abbiamo appena finito una sequenza lunghissima, cazzo, una sequenza lunghissima di quell'affare lì, cioè veramente ragazzi è pazzesco, cioè pensavo mi dessero almeno, che ne so, 10 minuti, un quarto d'ora senza un cazzo di labirinto, no, e poi tutti uguali, cazzo, veramente una lettera di palla infinita, allora ci giriamo e iniziamo a correre. Vediamo. Dobbiamo ormai girare a destra. Se torniamo di lì, non è perché c'era il rischio. Quindi dobbiamo correre sempre nella stessa direzione.
No, è giusto, però probabilmente. No, è lì che dobbiamo andare. Perché l'abbiamo vista secondo le cose. No, ma che c'è? Qua dove cazzo stiamo andando? Spero che sia qualunque direzione. Ci dobbiamo aprire una porta per sì o sì. Ah sì, è come l'altra con 100 situazioni in più. Mi sa. Per i dopo stiamo almeno 6 anni. E andiamo di qua. What are you hiding inside? Ah, perché ci sono tipo gli easter egg. Guardate, ma ci sono un milione di video. C'è quello che... quello in cui sbagliavo io c'era un bivio. Qua ce ne sono almeno 1,5 milioni di bivi. Cioè che cazzo faccio ad andare a... è pazzesco. È incredibile. Non ne uscirò mai. Che palle però. Che palle. Non vedo l'ora di finirlo. Cioè in realtà ci giochiamo un'oretta. Comunque vada, posso anche fare un'oretta di questo. Perché lo cancello. In realtà già non lo volevo continuare. Confesso. Però ho detto, boh, ma sì, facciamo che un'altra diretta e vediamo un po'. Le cacciarelle è enorme. Poi bella anche perché quell'animazione che fa così di prima, in cui si gira, che cambia di fatto il gioco all'improvviso, vi fa sbarellare completamente la telecamera e non capite più dove dovete andare. È di qua, è di qua, no, di quello stesso. Qua sembra un passaggio buono. No, ragazzi, non riesco a ricordarmi le strade. Non riesco, non so cosa ho aperto, cosa ho chiuso. Ma come diavolo qua? Ho fatto un po' costretto a mollare. No, si può, no? Non riesco proprio a memorizzare nessun tipo di percorso. Ma logica, scusate, perché quella di prima tutto sommato aveva un suo senso, che penso di parliamone. Poi così sto andando avanti. Questa rallenta. Cioè, lasciamo che mi insegua di qua e io vado avanti di qua. Vabbè, è una cosetta semplice. Cos'è? Ah, ma mi sembra una cosa... ma ci sarà un indizio per capire
come risolvere. Deve essere lì, può essere una cosa lì. Bello, no, ma è divertente, no? E mi sto divertendo tantissimo. Bello, bello. Allora ragazzi, facciamo l'ultimissimo in senso assoluto, perché di sto schifezza proprio, cioè gioco zero nella vita che lo giocherò, perché proprio zero, però facciamo l'ultimo tentativo di questa robaccia. Qua veramente comunque vuol dire raschiare il fondo, cioè vuol dire non sapere cosa fare in un videogame. E allora dovrei inventarsi sta robaccia, eh? Mi piace, ma non posso dover farmi uno schema mentale per ogni labirinto per capire come uscirne. Cioè, veramente è una cosa allucinante. Cioè, sì, veramente. E tra l'altro voi direte, ma tu cambi direzione? Sì, sto cambiando direzione per capire. Oh, se magari è meglio o peggio, dove devo andare, dammi una possibilità di capire. Niente, non si capisce un cazzo. Ecco, boh, perfetto, grazie a tutti ragazzi, alla prossima e ciao.